Make American Smile! Warringale assaggia! Ioreo! Soldati, soldatesse... Salve soldatini miei, dovete sapere che questo è il video della vita, questo è il video della vita. Un sacco di tempo che lo volevo fare, avevo questi Oreo nella busta. Assaggerò tutti i tipi di Oreo che ho comprato al American Market, American Mini Market, che sta a Napoli e a Roma. Per gli amici napoletani sta a via Alessandro Scarlatti al Vomero e a via Carlo De Cesare vicino a via Toledo. Per gli amici di Roma sta a via dei Chiavari. Quindi troverete tutte le cose americane. Ho comprato vari tipi di Oreo che andiamo ad assaggiare insieme. Quindi abbiamo preso gli Oreo doppia crema. Abbiamo preso gli Oreo brownies. Abbiamo preso gli Oreo al burro di arachidi e poi abbiamo preso gli Oreo cioccolata ricoperti cioccolata bianca, gli Oreo ricoperti cioccolata nera, gli Oreo cheesecake fragola, gli Oreo gemellini piccolini, gli Oreo al cioccolato, gli Oreo normali. Allora, io direi di iniziare subito con il video perché sono tantissimi Oreo e in più mi accompagnerò con la Munchandew qua, non mi ricordo come cazzo si chiama. Allora, iniziamo subito direi con gli Oreo classici, che come vedete già ho aperto, però... Allora, io assaggerò, di solito lo mangio così, senza dividerlo, però proprio per capire la consistenza dentro di ogni tipo di Oreo, lo aprirò anche dentro. Allora, vabbè, questo è quello là classico. Vabbè, raga. No, quanto è buono l'Oreo. Questo video sto aspettando una vita. Mio Dio. Buonissimo. Ok. Adesso proviamo la differenza con... facciamo quello normale. Double e tin. Così vediamo tra i tre qual è più buono, visto che sono i più simili. Quindi questo è tin, cioè con uno strato di crema, e quello è il double con due strati di crema. Allora, quello tin secondo me non mi piace, però vediamo un attimo. Vado, non si vede manco, è sottile, 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 la crema non si vede manco. No, per adesso vince l'Oreo. Adesso me li segno. Così facciamo la classifica finale. Assaggiamo i double adesso. I double su quella con doppia crema. Madò, sono cicciottosi. Vincono. Quindi tra i normali gli orgasmi multipli, tra gli normali
vincono gli Oreo Double. Ok. Buonissimi. Adesso direi di provare gli Oreo, non quelli nuovi, ma quelli, diciamo, nuovi però modificati, cioè al cioccolato. Allora, apriamo questi qua al cioccolato. Mai assaggiati questi qua al cioccolato, vediamo come sono. Ah, nel biscottino questo è meglio. Nelle bustine queste qua da 2 è fantastico. Vabbè, come vedete sottile e strato di cioccolata nera. Ah, gli altri due ovviamente non ho laccato la crema, perché la crema è sempre uguale. Adesso andiamo a leccare la crema di questo. Se si apre. Si è sfrantumato. Clicchiamo la crema. Troppo cacao. No. Sai cosa sembrano? No, io levo la cioccolata, sembra. No. Non amo particolarmente. Adesso assaggiamo quelli ricoperti. Cioè sono gli Oreo, però sono gli Oreo però ricoperti di cioccolato bianco. Cioè così. Sono semplici Oreo, però poi sono stati inzuppati nel cioccolato bianco. Questi qua secondo me. No. Addio. Buonissimi. Buonissimi. Allora. Non so se si vede. Praticamente strato di Oreo. Che si vede Oreo Double. Per me top. Cioccolato bianco, top. Bevo, vediamo che gusto sa della Mountain Dream. Vabbè, Schweppes. Lemon soda, eh? Mountain Dew, lemon soda. E adesso facciamo cioccolato bianco al latte. Così vediamo la differenza e chi vince tra i tre. Questo è praticamente coperto con il cioccolato al latte. Vorrei un cioccolatino, mi piace quello nero. Vincono quelli al latte, a cioccolato bianco. Quindi per adesso mi sento dire in generale, tra tutti quelli assaggiati, anche quelli normali, cioccolato bianco. In assoluto, no, buonissimo. Questo video sarà un orgasmo. Viva l'America! Buongiorno America! Arrivati a metà video, i miei preferiti sono quelli al cioccolato, immersi nel cioccolato bianco. Per ultimo, ho grandi aspettative di quelli col burro d'arachidi, perché io amo il burro di arachidi. Quindi lasciamo alla fine, visto che per me sono i vincitori. Anche se quelli immersi nel cioccolato bianco, madò. Raga, andate al mini market. Ok.
Adesso assaggio i strawberry cheesecake, farina, flour. Vabbè, è praticamente cheesecake a fragola. Vediamo, qua era un po' dubbioso, insomma. Ma no, Big Bubble, no, cioè. Il milkshake a... è uscito il milkshake a fragola. Ma no, chimicanza, secondo me. Vabbè, sono rosa al centro. Madonna, chimicanza. Assaggiamo la crema. Ok. Big Bubble dentro. Una Big Bubble dentro l'Oreo. No. Mio Dio. Per me è no, secondo me è no. No, no, no. Perché? Perché? No, ti prego, no. Non farmi questo Oreo. Perché vedo queste cose. Adesso proviamo gli Oreo e... sono a fuoco, sì? Così dice. Se non sono a fuoco ti ammazzo. Gli Oreo brownies. Io amo i brownies. Gli ingredienti non li leggo perché secondo me ovviamente c'è la chimicanza. Odore di tortino al cioccolato. Ma secondo me sono come quelli al cioccolato, eh. È sempre nero qua. No. Sono meno cacaosi. Sono meno cacaosi degli altri. Però non mi stupisce più di tanto. Allora ragazzi, io ho un amore infinito per il burro d'arachidi. Se questo Oreo mi delude, la mia vita è un'illusione. Giuro che se gli Oreo burro di arachidi mi deludono, non mangerò più Oreo. Oddio, non sanno di arachidi. Questo è tutto altro che era. Ma ci sta l'arachide qua dentro? L'ha mai visto un arachide? Ah sì, 30% di arachidi. Proviamo. A parte che è verde la crema, non voglio assaggiare proprio se è burro di arachidi, visto che io sono estimatore di burro di arachidi. Oddio, insomma. Oh my god. È tipo cappuccino. No, ma a parte odora di tipo letame. Letame di cammello, cosa del genere. Ma poi no, devo assaggiare, ma no, che delusione. No, no. No, che delusione. Mangio anche senza biscotto.
Mangio uno senza biscotto. Non nega! È proprio la qualità di sto burro di arachidi che fa schifo. Vedo la ritma, prendi la malattia! Tristissimo. I nuovi gusti, vince il brownie, ma perché è un gusto normale. Burro di arachidi lo riassaggerò, ma no, è proprio l'odore che fa schifo. Quindi tra quelli normali vincono i doppia crema. Tra quelli ricoperti o diversi dai normali, vincono cioccolata bianca. Ricoperti cioccolata bianca. Tra i speciali, ne comprerò altri. Se vi piace questo video, sto buffando di tutti. Se vi piace questo video, comprerò altri Oreo. Anzi, scrivetemi quali Oreo non ci sono in questo video. Così, se ci sono altri Oreo, scrivetemi nei commenti. Così io ne comprerò altri per fare un altro video e li integro a questi qua. Per adesso mi vince il cioccolato bianco. Che, scusatemi per tutti coloro che verranno a casa mia, ma io li finisco. La cura vera per la depressione. Madonna, è un orgasmo. Voglio morire del grasso, voglio morire. Hai tanti piedi ma ti piace il cannellone. Ovviamente la bibita è, come si chiama, lemon soda, quindi è buona la lemon soda, boh. La lemon soda è buona. Spero vivamente che questo video vi sia piaciuto. Se vi piacciono altri video, mi raccomando, likeate, commentate se ci sono altri Oreo. Per sostenere il canale, iscrivetevi al canale e din don attivate la campanellina. Noi ci vediamo ad un prossimo video. E niente. Con tutti gli Oreo tra i denti, Pride Life. Allora ragazzi, dopo un paio di giorni che ho questi Oreo in casa, ho provato ad unire i gusti e molto meglio. Adesso vi faccio vedere come. Niente, per rendere buoni questi qua, gli Starbucks cheese qua, li unite direttamente a questi, ai double. Provate ad unirli tutti e due e viene una cosa buonissima. Vi spiego, ma è molto facile. Li dividete e poi unite questo sopra questo e praticamente viene il gusto milkshake a fragola, quello là del McDonald's, che è buonissimo. Così, per farvi piacere il come si chiama? Così per farvi piacere il strawberry cheese. Per farvi piacere invece, dove cazzo sta questo? Il burro di arachidi, che è, non so, sale molto il sale, unitelo a questo qua brownies con lo stesso procedimento, cioè unitelo e poi così vi piacciono anche questi tre e niente. Poi la glicemia vi applaudirà e il diabete vi vorrà molto bene. Noi ci vediamo al prossimo video. Grazie ovviamente American Mini Market.
ringrazio American Mini Market a via Carlo De Cesare, vicino a via Toledo, per avermi consigliato la bibita che è buona e niente, mi ha consigliato anche di prendere questi qua ricoperti di cioccolato. Io ti amo, è buonissimo quello al latte, cioè quello bianco. Vengo lì e faccio la zia, faccio la zia, aspettami.